Una vite. Come viene prodotta? Una vite mustard. Sembra semplice, ma non lo è. Come viene realizzata? Scopri quali sono le fasi per fare una vite di qualità. Una vite nelle costruzioni è un organo meccanico usato per creare un collegamento fisso, ma che quando serve può essere smontato. Di solito in meccanica e in edilizia si definiscono le viti come dei piccoli elementi che uniscono tra loro degli oggetti. Per ottenere delle viti per serramenti di qualità bisogna partire dalle giuste premesse. Per questo una vite mustard viene lavorata da materie prime con determinate caratteristiche. Si inizia da dei rotoli di acciaio che arrivano dalle acciaierie europee più rinomate. Una volta trasformati, questi rotoli daranno origine ai miliardi di viti. Una vite mustard, scopri come è fatta una vite. Iniziata la produzione, il rotolo di filo viene lavorato in un percorso controllato che permette la tracciabilità. Tutto ciò permette di ottenere una vite affidabile e sicura, dalle caratteristiche ricercate. Trafilatura. Il migliore acciaio è trafilato per calibrare il diametro e renderlo adeguato per le successive fasi di stampaggio. Ricottatura. Una volta trafilato, il materiale va ricotto, cioè messo in un forno con elevata temperatura e poi raffreddato. Questo rende il materiale duttile e il materiale elaborabile più facilmente in geometrie regolari. Stampaggio testa. Una vite può avere la testa di forme diverse, in base alle necessità. Lo stampaggio a freddo ad alta velocità è un processo composto di diverse fasi veloci. Taglio dello spezzone di acciaio, stampaggio primo colpo, stampaggio testa, impronta e marchio. Questo semilavorato chiamato ribattino è poi filettato. Stampaggio punta. Se è una vite autoforante per ferro, bisogna stampare la punta a trapano che permetterà alla vite di forare il ferro di alto spessore. Rullatura filetto. La filettatura della vite. I ribattini sono spostati sulle macchine rullatrici che deformano il gambo realizzando l'elica del filetto. Ogni modello di vite necessita di una coppia di pettini adatta. Trattamento termico. La resistenza meccanica e la facilità di impiego di una vite viene trasmessa in questa fase. La resistenza meccanica da un processo di carbonitrurazione che dà una durezza molto elevata. La tempra permette la resistenza meccanica per resistere durante l'avvitamento o svitamento. Trattamento finitura. Bisogna lavorare la vite rendendola resistente contro l'usura della ruggine e darle un colore adatto alle applicazioni con il legno. Le viti vengono quindi immerse nei bagni galvanici di zincatura, bronzatura, ottonatura a seconda della prestazione che debbono garantire. Controllo nebbia salina. Permette di controllare la resistenza alla corrosione simulando una corrosione veloce. Le viti testate sono messe per molte ore in un luogo con grande salinità, fino a quando non compare della ruggine. Controllo raggi decimo. Una macchina con tecnologia raggi decima misura lo spessore del deposito di trattamento protettivo. Lubrificazione Lubex. Il Lubex è una formulazione mustard che riduce lo sforzo di avvitamento. Questo permette una maggior velocità di avvitamento e meno usura degli utensili. Impacchettaggio. L'etichetta indica caratteristiche del prodotto e numero lotto. La classificazione delle viti. Bulloni e viti sono talvolta definiti a seconda del loro uso. Secondo queste definizioni, un bullone passa attraverso fori non filettati in parti ed è fissato da un dado. Invece una vite si accoppia con un foro filettato in una delle parti da fissare. In pratica però queste definizioni non è rigorosamente applicate. Il termine bullone viene solitamente utilizzato per un dispositivo di fissaggio che non è autofilettante e ha solo una parte del suo albero filettato. Gli elementi di fissaggio che sono autofilettanti o che hanno l'intero albero filettato sono normalmente chiamati viti. La storia di una vite. Chi ha inventato la vite? L'invenzione della vite è stata attribuita ad Archita, matematico dell'antica Grecia. Durante il secolo AC, le viti di legno erano usate in tutto il Mediterraneo, come nei torchi per produrre olio e vino. Le viti metalliche sono arrivate in Europa nel XV secolo, ma furono usate comunemente solo quando fu inventato un sistema per la produzione di massa nel XVIII secolo. La vite con testa a croce fu inventata negli Stati Uniti da John P. Thompson, che vendette il brevetto a Henry Frank Phillips e fondò la Phillips Screw Company. Phillips trovò grandi difficoltà nel trovare un modo per intagliare questo tipo di testa. Poi entrò in contatto con un'altra società, la American Screw Company, che investì nell'idea e ottenne l'agognato successo. Durante la Seconda Guerra Mondiale i filetti furono prodotti con delle misure standard e questo permise agli alleati di scambiarsi le componenti e i vari pezzi di ricambio. Scopri di più leggendo l'articolo su completo nel blog di Window.